E vai! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora stasera non vi dico buongiorno perché è sera. Scusate se le luci sono quelle che sono, ma a casa mia queste luci calde e probabilmente si vede non benissimo. Iniziamo questo video con un unboxing. Scusate se gli ultimi video iniziano solo con unboxing, ma sto cercando di migliorare costantemente il canale. Questo è un altro elemento che migliorerà sicuramente la qualità delle riprese e quindi dei video sul canale. Iniziamo subito ad aprirlo. Non so come aprirlo, non c'ho nessun coltello da unboxing, quindi ci vado di ignoranza. E via. Che bello! Fantastico! Tamron! Guardate che bello! Tamron, obiettivo 2875F28. Molto bene. Istruzione. Ho preso questo obiettivo perché in questo modo riuscirò anche a vloggare con la camera tenendola così molto semplicemente. Col 50 mm mi veniva un pochino impossibile dato che non ho un braccio di 2 metri. Questo è un obiettivo con zoom in modo tale di creare questi giochi di zoom all'interno dei video e dà lo stesso effetto sfocato che vedete con questo obiettivo. Ora lo monto, ci gioco un pochino, guardo un pochino come si comporta e domani il video inizierà con questo obiettivo. Ho letto diverse recensioni ed è veramente qualitatevole. Mi piace, sono soddisfatto. Ogni giorno proviamo a migliorarci. Dai che ce la facciamo! Buongiorno, allora sono stanchissimo, è un periodo che mi sveglio, sono dilaniato. Vabbè, mi sto godendo questi ultimi giorni di massa sporca perché tra poco si ricomincia. Non vedo l'ora perché sicuramente mi regolarizzerò tutto il mio ciclo di vita. Detto questo, andiamo immediatamente in cucina a prepararci che dobbiamo andare a lavoro poi. Iniziamo con la routine quotidiana mattutina. Allora, prima cosa mi preparo un bel tè, che se io senza tè non riesco ad andare avanti. Poi facciamo i passi della giornata e infine mangiamo colazione. Acqua che bolle. Dopo che ho preparato il tè mi faccio un bel 300-350 grammi di riso, così un po' per i carbo quotidiani. Anzi facciamo anche 400 di riso quotidiani vanno più che bene per la massa. Allora, primo passo del giorno, abbiamo un po' di yogurt greco con del miele per renderlo un pochino più appetibile. Qua una mela ambrosia, del tè e frutti rossi, integrazione mattutina, magnesio supremo in questo caso è finito quindi non lo utilizzerò, e due pasticche di alfamene multivitaminico di MyProtein, questo non ci serve più quindi... Direzione lavoro. Allora, volevo parlarvi di una cosa che ve ne ho già parlato su Insta. Nel caso in cui non mi seguiate, seguitemi t_martorelli. Lì vedete le cose molto prima rispetto a qua su YouTube. Questa settimana infatti era la settimana di scarico di recupero attivo. Praticamente è una cosa che faccio ogni fine programmazione, che mi ha insegnato Fede, cioè che mi ha introdotto Fede nella mia routine, nel mio percorso in palestra. Praticamente ogni fine protocollo facevo una settimana in cui faceva riprendere sia il sistema nervoso centrale sia i muscoli. La durata del protocollo è soggettiva, nel mio caso è durata 15 settimane. Come ci dobbiamo allenare? Allora, durante questo periodo solitamente adottiamo lo stesso protocollo che stavamo utilizzando prima, ma con carichi molto più bassi, per esempio al 20%, in modo tale da allenarsi molto molto leggeri solamente per tenere un attimino svegli il muscolo. Questo si chiama recupero attivo. Invece io questa settimana sto facendo in modo differente, ovvero mi sto allenando un pochino a caso, sto facendo quello che voglio con i carichi che voglio per divertirmi, perché comunque 15 settimane a fare gli stessi esercizi dopo un po' ti annoi. Questa settimana poi cade precisamente prima dell'inizio della mia preparazione, quindi me la sto prendendo come una settimana diciamo di vacanza, ma vacanza non lo è, dove faccio un pochino ciò che voglio, perché so che tra qualche giorno bisogna sputare sangue. Poi mi vedrete in versione Big Marto Savage.
Questa settimana mi sono allenato 4 volte. Il primo giorno ho fatto petto spalle, il secondo giorno ho fatto schiena braccia, il terzo giorno ho riproposto petto e spalle con un richiamino di gambe. Oggi vedrete il 4° allenamento della settimana, perché sì, questa settimana farò 4 allenamenti, 4 allenamenti della durata di un'ora, molto veloci, perché non voglio sprecare energie più di tanto. Poi questo weekend andrò a concludere questo mese con registrazioni di 2 video un pochino più particolari, dove posso essere un pochino più libero a livello creativo. Questa settimana è essenziale per progredire nel lungo periodo, perché dopo tanto tempo che ci si allena comunque andiamo a perdere qualcosa, andiamo a perdere la lucidità, della voglia, mentre con questo breve stop ricarichiamo le nostre batterie per portare a termine la preparazione. Una cosa essenziale: non ostinatevi a fare percorsi troppo lunghi, prendetevi un attimo di pausa, perché poi ripartirete più forti che prima. Non vedo l'ora di ricominciare, perché voglio sistemare alla perfezione la dieta. Magari i primi periodi mi terrò uno sgarro libero da consumare solo ed esclusivamente con la reps, perché ne sento la necessità, di dover ritornare a mangiare in modo pulito, perché così in questo modo anche tutto il resto avrà un boost, perché se io sto bene con me stesso, allora tutto il resto va bene. Quindi non voglio dirvi altro su questo periodo che ho appena passato, perché chiaramente ci dedicherò un video dove trarrò le conclusioni su questo periodo di massa, ma devo dire che sono decisamente molto soddisfatto, anche se sono un pochino sporco, ma non mi interessa assolutamente niente. Nel prossimo video quindi sarà un video sulle considerazioni finali riguardo la massa. Adesso vi saluto e fatturiamo un attimino, ragazzi. E niente, mi hanno incastrato, sono andato a fare la spesa, vabbè, dovere del tutto fare dello spazio, ovvero io. Ne approfitto anche per prendere il pollo, dato che mi serviva per i miei pasti. Allora, sottilette per fare i toast, una focaccia che ora me la mangio, questo è il polletto che mi mangio sempre quando non riesco a fare il pollo a casa, il crudo che mi mangio insieme alla focaccia, prosciutto cotto light per i toast degli altri, caffè di sottomarca per risparmiare. Chiaramente tutto fatturato, che in ottica aziendale è molto importante, perché andiamo a risparmiare sulle tasse. Tac! Wow, secondo passo della giornata, focaccia col crudo. Mamma mia, quanto è buona! Buon appetito! Fantastica. Un po' di tempo libero mi metto a editare. Questo perché qua lavoro solitamente, i giorni in cui si lavora di più sono dal lunedì al mercoledì, dato che noi offriamo un servizio al negoziante, quindi di venerdì, che solitamente è un giorno con più affluenza nei negozi insieme al weekend, noi si lavora poco perché i commercianti stanno in negozio. Quindi ho più tempo libero per fare qualcosa riguardante il canale, riguardante tutto il mio lavoro nel mondo del fitness. Quindi sono già qui che mi sto editando il video che sto registrando per portarmi un po' avanti. Terzo passo della giornata, un bel po' di riso con del pollo, questo qua è quello dell'aia che ho messo a scaldare in microonde. Acqua frizzante, perché a me piace lo champagne. Questo è il pasto più sostanzioso della giornata, qui dentro c'è poco meno della metà ed ho lasciato la parte del pollo che utilizzerò poi nel pre-workout. Poco pollo, perché chiaramente proteine e grassi li tengo bassi, mentre i carbo leggermente più alti. Poi oggi voglio provare anche il pre-workout di MyProtein, che non l'ho ancora assaggiato. Sì. Aspetta che c'è anche... Ciao. Vuoi una pulitina anche te? Io sono già linda, no. Grazie. Però... Sei pulita? No, tantissimo. No, perché io ti spruzzo, poi io, dopo... Ci pensa Mattia. Prima di andare in palestra sono venuto a salutare la Rebs. Ho fatto tutto, ho mangiato il mio pre-workout, l'ultimo po' di riso e pollo. Adesso vado su, mi piglio un cafferino, niente pre-workout perché sennò mi rimane tutto sullo stomaco. E poi andiamo finalmente in palestra. Uè. Pepe! Ciao! Ti piace la telecamera, Pepe? Peppino Pisellino, va lì. Ma che pisellone che c'hai? E lì c'è lei, il mio amore grande. Sei bellissima. Dai, ancora uno. Ciao. Finalmente arrivato in palestra. Su Insta vi ho chiesto che allenamento dovrò fare oggi. Allora, scordiamo.
Dai, prendiamo questo. Gradoio, grazie. Vieni qua in palle. Mi fa fare un allenamento. Braccia, petto e spalle. Mi conosce il ragazzo, sa cosa voglio. Esercizi di pump e a corpo libero, per chi vuole far soffrire. Siamo subito, vi lascio qui a fianco la scheda. Cosa è successo? Sì, delle cuffie dentro. Primo esercizio, panca inclinata, 100 kg, super serie, flessione. Secondo esercizio, dopo avere il petto bruciato, perché sono esercizi che non faccio mai, corpo libero, le flessioni, le sottovaluto, cioè però brucio e basta, so che alla fine non è che mi danno questo gran guadagno muscolare, poi facciamo un po' di croci. Vai. Come spaccarsi gomma. Dips, non so cosa per me, al momento. Braccia, 3-0-3-0. Facciamo un'ercolina con la barra dritta e poi facciamo un hammer. Un hammer 3-0-3-0 bello concentrato. Palle on fire. Allora, 4 press 6, concludiamo con shoulder press. Tantissimo che non faccio questo esercizio. Prima ero forte, ora non so, magari mi scasso. Allenamento concluso, dato a buon termine, è stato un allenamento un pochino truffa, perché vi ho truffato, non ho fatto tutto l'allenamento come avrei dovuto farlo, uno perché non avevo voglia, due perché non avevo voglia, tre perché non avevo voglia, quindi ho fatto due serie di ogni roba, ho fatto un richiamino muscolare, ho pompato un po' di sangue nei muscoli, quindi va molto più che bene. Ragazzi, spero che questo video con la nuova ottica vi sia piaciuta, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella così vi arrivano sempre le notifiche. Detto questo, grazie di aver visualizzato questo video e ci vediamo in un prossimo. Ciao!